Temporali in arrivo al nord, un po' di tregua dal caldo, ma da venerdì le temperature torneranno a impennarsi e con l'estate in agguato ci sono anche i picchi energetici. Ma oggi non mancano le strategie per evitare brutte sorprese in bolletta, ne parliamo con Francesco Macri, presidente della Multi-Utility Pubblica Estra. Benvenuto. Salve. Grazie per essere con noi. Allora, condizionatori accesi di giorno e di notte anche, se si esagera si rischia di superare la potenza elettrica contrattualizzata, ma con quali conseguenze? Un eccessivo consumo, di una spesa maggiorata, consideriamo che per il recente aumento anche del petrolio si è avuto un aumento del 6% dell'energia elettrica e dell'8% del gas. Dobbiamo avere dei comportamenti adeguati anche nelle nostre abitazioni, cominciare da noi stessi per risparmiare e consumare di meno. Ecco, quali sono quindi le regole d'oro del risparmio energetico nei mesi più caldi dell'anno? Eh, a volte sono abbastanza semplici, tenere chiuse le finestre, fare un uso adeguato degli elettrodomestici, cioè utilizzarli la notte a pieno carico, ma soprattutto diciamo il comportamento più adeguato è quello di investire in efficienza energetica, cambiare le nostre apparecchiature, a cominciare dalle lampade dai nostri elettrodomestici con una classe energetica adeguata che comportino un reale beneficio in termini di risparmio energetico. Ecco, dunque, in cosa investire? Quindi, da un lato per far bene diciamo, le proprie tasche, dall'altro anche per rispettare l'ambiente. Oggi sono notevoli opportunità per famiglie e imprese. La bolletta è sicuramente salata, c'è cioè una componente di tassazione. Eccessiva, si va nell'ordine del 45%, siamo i più alti in Europa dal 2008, in crescita e eh, si figuri ancora, abbiamo l'IVA anche sulle accise, quindi c'è l'imposta sull'imposta, almeno quello potrebbe essere eh, rimossa. Ma si può risparmiare, dicevo, con interventi di efficienza per le imprese utilizzando la formula ESCO, cioè la compagnia energetica come la nostra Estra si propone di sostituirsi all'imprenditore anticipando l'investimento che poi recupererà in bolletta. Questo è un sistema innovativo che eh, diciamo, si sta proponendo nel mercato da parte di compagnie come Estra. Invece grazie alla legge di stabilità e al credito d'imposta si può intervenire nel lato della civile abitazione, dei privati. È prevista dalla legge di stabilità del 2018 che si può intervenire eh, in termini di efficienza sugli impianti con un 65% di credito d'imposta. Fino ad arrivare a un 70-75% per i cappotti termici e un 85% addirittura se si fa interventi eh, di natura antisismica. Ma la grande novità è stato un parere dell'Agenzia delle Entrate che ha consentito l'accessione del credito anche. Grazie a questa legge e all'Agenzia delle Entrate si può cedere questo credito che era spalmato in dieci anni. Che, eh, di norma diciamo, non poteva diventare un sollievo eh, diciamo, concreto per i privati. Cedendo il credito a una grande azienda che riesce e ha ampiezza fiscale, eh, di fatto i privati si trovano a sostenere solo un 30% dell'investimento. Ecco, dicevamo poco fa delle bollette, bollette che da luglio sono in media più salate, cosa succederà di qui a fine anno? Ci auguriamo che si ristabilizzi il prezzo del petrolio, purtroppo dobbiamo ricordare che siamo un Paese che dipende totalmente dall'estero per quanto riguarda il grosso dell'approvvigionamento energetico, quindi il petrolio determina necessariamente, quando balla sulle borse internazionali, anche un aumento delle nostre materie prime che importiamo dall'estero. Dobbiamo continuare a puntare sulle rinnovabili e realizzare un vero e proprio piano Marshall in termini di efficienza energetica. Per le nostre imprese e per le nostre abitazioni. Grazie allora Francesco Macri, presidente Estra, per essere stato con noi ancora un buon A pomeriggio. Voi. Dal 25 maggio si è allentato.